Serafino, team manager, ma una carriera soprattutto da pilota. 35 anni in questo paddock, quando hai finito di correre con i due tempi, hai sposato il marchio Ducati. Sono tantissimi 35 anni, no? Perché comincio a pensare che è ora della pensione. No? Ho iniziato comunque a correre nel 1985 e dall'85 al 92 ho corso dei vari, vabbè, campionati italiani, GP 250, europeo 125, ho vinto il campionato Sport Prodacio, il primo campionato della storia della 125 Sport Prodacio con la Honda NS. La mia prima Ducati nel 93, iniziai a correre col quattro tempi con la veramente splendida Ducati 888 nel campionato italiano Sport Prodacio. Era una moto incredibilmente leggera, aveva 145 cavalli per 140 kg, si facevano dei tempi incredibili che ancora oggi dico nel 94 girare in 57 al Mugello, 57.1 erano tempi che stiamo parlando di 25 anni fa. 95-96 ho corso nel Mondiale Supersport con la 748 e nel 97 invece ho vinto il campionato italiano con la 916 Superbike. Che moto, sì, bellissima. Esatto, era veramente una moto incredibile. Hai guidato anche la Ducati 996. Sì, Ducati 996 è l'ultima che ho guidato nel 2003, la Ducati 998. Qual è il ricordo più bello che hai con Ducati, con te pilota? I vari campionati che ho vinto ovviamente rimangono sempre nella memoria e nel cuore. E poi ecco, forse il Mondiale Superbike nel 94 per me è stato uno dei più bei ricordi, perché comunque arrivavo dalla Sport Production. All'epoca il Mondiale Superbike 94 era veramente difficile, perché a parte che eravamo sempre in 38-40 piloti e quindi riuscire ad arrivare nei primi 10 era per me un'emozione incredibile, e alcune volte quando facevi le gare ti giravi magari in alcune occasioni e vedevi personaggi come Scott Russell, Aaron Sly, Doug Polen, tutti quei personaggi lì che hanno fatto la storia della Superbike. Quindi è un ricordo molto bello. Ducati oggi è la regina della Superbike, ha fatto la storia della Superbike, perché comunque in tutti questi anni ha vinto 17 mondiali marche, 14 mondiali piloti e ha conquistato più di 300 gare in Superbike. Quindi ecco, ho avuto la fortuna di vivere tutta questa epoca dalla prima vittoria di Marco Lucchinelli nel 1988 a oggi. E questo è una cosa che ricordo molto volentieri, che mi rimarrà sempre nel cuore, e dico, chi è ducatista veramente per sempre e nel cuore. Ecco, quindi questo è un ricordo che porterò sempre con me.